Thank you.
a quick look around here. Now that it's empty, this is Endeavour Park. And we're right at the entrance of the entrance to Newport Waterways. There's a whole lot of canal developments out there. Oh, hang on, here comes another boat coming out of the canal. Oh yeah, it's beautiful in there. It's just full of mansions and canals. Everyone's got boats. Everyone's got their own jetties and boats. He's just done a U-turn. He must have forgot something. His bait or something. Yeah. A whole like suburb in here of canals, houses with canal frontage and jetties, and their own boats moored at their own jetties. And that's where they come in and out. And this here is Endeavour Park. It's maybe a little hard to see at the moment. It's a Sunday, so it was quite busy just before. So I didn't really want to pan when there were so many people here. But again, yeah, it's a very nice space. Very nice sort of long skinny park. Well, I don't know how long it is, it's pretty long. Might be a kilometre or more. It goes right up to there. Pretty much. Skinny Park, here on the western side. Sono fiero di portarti con me, di presentarti come socio e far vedere le tue qualità. Shopper there in the sky. It's getting quite dark, but this camera is very good in the night. Quite good video in the dark. Kind of you can see better than I can actually. Ah, that's just about it, my friends. Kind of got here a little too late. But it was so busy, you know, there's lots of people here. Kind of not the best day in many ways, being Sunday. Take video. Faccio le cose autonomo e certe volte faccio le cose istantanee.
tante difficoltà. Ora non significa ora che dopo ti voglio scaroccare e metterti in comunità. Sono tutte, conclusioni o presumption che tu fai, perché sei sempre questo contesto di insicurezza. Non devi preoccuparti da questo qua. Non mi rompere i coglioni, ma è questo qua, è questo. Allora, voglio... Mi piacerà se di nuovo faccio un po'. Ora abbiamo il pericolo più grosso di tutto, è quello che non riusciamo a fare partire il business, partiamo gli investitori, partire cosa succede con quello che è il progetto va a fine. Questo è più grande problema, ma non tutte queste preoccupazioni che c'è. Io ho John Scott, il perfetto esempio di quel che ti sto cercando di dire. John Scott è vero un individuo che era un commercialista, perché aveva lavorato come general manager di una multimillion-dollar company già avviata, e faceva il ruolo di manager. E cosa doveva fare? Doveva farti che applicare dei sistemi di management e ovviamente eliminare le parti che sono inefficienti, maggiorare il profitto della compagnia e far sì che la compagnia lavori più efficientemente. Ma poi il resto, scusa, fammi finire. Ma il resto, iniziare una compagnia senza soldi, mettere il culo a rischio e fare miracoli con 10 centesimi il lavoro di 10 dollari, non era capace niente. Lui era pensato di soldi, non apprezzava il lavoro che avevamo fatto, quello che avevamo deciso a fare. Cioè, beh, questo qua non so come cazzo, perché non faceva altro il pensiero dei VC, e lui non capiva cosa significa i coglioni che ci vogliono per mettere tutto a rischio, salute, vita e soldi, per abilitare e portare un'altra attività, un punto non c'è più. Quindi di questa gente come John Scott, sa quanto ce ne sono? Sono i cosiddetti parassiti che si fanno una bella vita alle spalle di chi ha i coglioni di ferro. Ma se poi gli chiedi a loro di iniziare qualcosa come l'hai fatto te, come tentiate lo fanno, sono inutili.
This has been another Zen moment brought to you by Local Time. And don't forget, my friends, wherever you are in the world and whatever you're going through, there's always a Zen moment to be found. A moment of peace and clarity to be found. Thanks for watching, and I'll see you next time.